Siamo con l'assessore regionale Vincenzo Niro. Negli ultimi tempi viene spesso ad Agnone per la questione della scuola. Stasera si viene a godere uno spettacolo, una delle grandi tradizioni dell'Atene del Sannio, l'Andocciata. Agnone rappresenta un po' l'Alto Molise, per cui credo che la presenza dell'istituzione è una cosa importante anche nei momenti difficili, soprattutto in quei momenti, poi nei momenti così belli quali questo, quello di vivere la sfilata delle Endocce. Credo che, essendo patrimonio dell'UNESCO, non è cosa più bella che esiste per il nostro territorio, ma credo che ormai è di livello internazionale per come la stanno promuovendo e per come è vissuta, vista anche la grande massa di persone che è presente questa sera qui. Ecco, migliaia di persone, molte delle quali arrivano da fuori regione, sicuramente è un dato confortante che può essere di stimolo a uno sviluppo del settore turistico che non sia solo a parole. Ma credo di sì, questa testimonianza ci onora, ma ci spinge anche a fare di più rispetto al tema del turismo. Il collega Codugno sta lavorando tantissimo, il Presidente della Regione sta facendo del tutto per promuovere il nostro territorio, la nostra regione, e credo che questa è una testimonianza che è visibile agli occhi di tutti. Da ospite, cosa le piace, cosa le colpisce di più di questa manifestazione? Direi il calore, ma sarebbe riduttivo. Colpisce questa grande tradizione che non solo fa parte del patrimonio di Agnone e della regione Molise, ma credo che piano piano sta diventando patrimonio di tutto il mondo. Bella, assolutamente bella, è una manifestazione, sono diverse volte che la vedo, però ogni anno c'ha quel tocco in più, è particolarmente interessante, poi fa parte veramente del patrimonio molisano e anche oltre regione, nazionale. So che c'è anche un riconoscimento a livello mondiale, se non erro, quindi. Sì, e poi anche tante presenze a Piazza San Pietro, all'Expo di Milano Sei Navigli. È il Molise che va oltre i confini regionali, va in Italia e giustamente porta in alto il nome della nostra regione. Molto bello, per me questa è stata la prima volta, quindi molto bello, davvero. Secondo lei cosa colpisce di più allo spettatore? È bello tutto, dall'inizio, il fatto che comunque aumentano sempre di più, quindi si parte da poche e poi si aumenta, quindi molto, davvero molto bello, molto suggestivo, anche la gente molto emozionata, interessata, partecipativa. Benissimo. Bella, una bella manifestazione. Sì, non è il primo anno che veniamo, quindi già ce l'aspettavamo, però è stato molto bello, sì. Suggestiva. Da dove venite? Da Oruri. Molisani, quindi alla fine stiamo sempre qua in zona. Vive il Molise, la sua storia, le sue tradizioni? Sì, sì, tantissimo, tantissimo, e le esponiamo anche all'esterno, agli altri, sì, perché bisogna farlo, sono tradizioni che non vanno abbandonate. Le foto come sono venute? Tutte benissimo, tutte benissimo. L'evento presta, il paesaggio, l'atmosfera anche. Sì, sì, un bellissimo paese e soprattutto un evento che richiama tante persone, tanto tanto bello. Quanta suggestione c'è? Ah, tantissima, molto bello, uno spettacolo unico come quello della Sagra dei Misteri e tante altre iniziative che si tengono in Molise. Mi auguro che si possa togliere il vitalizio di 3 milioni e mezzo ai politici per dedicarlo a tutte queste belle manifestazioni molisane, me lo auguro. Sono l'agnonese e ho visto anche stasera l'Andocciata, bene, è andata bene. Cosa rappresenta per un agnonese tutto questo? Un orgoglio. Posso racchiudere questa manifestazione orgoglio. Io sono una partecipante, però quest'anno non ho potuto per altre ragioni. Grazie.
Donato Toma, Presidente della Regione, non poteva mancare ad Agnone per questo spettacolo unico, una bella istantanea del Molise, tantissima gente che arriva soprattutto da fuori Regione. Certo, è una delle manifestazioni fiore all'occhiello del Molise. Devo dire che Agnone ha un sindaco che ha voluto fortemente valorizzarla quest'anno e noi abbiamo contribuito come potevamo. Ecco, che effetto le fa vedere tutta questa gente? Insomma, questo Molise ce la può fare. Guardi, sono ormai abituato a vedere tantissima gente, alle nostre manifestazioni partecipa veramente tanta gente e sono felice che questo avvenga, anche perché, ripeto, col sindaco c'è una grande sinergia e la dobbiamo rafforzare. Questo è davvero tutto, da Agnone ci salutiamo augurandovi buon Natale e soprattutto ricordandovi come sempre dove potete vedere questa puntata di Viaggio in Molise. Sul canale 11 e 12 del Digitale Terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sull'880 per chi ci segue da Roma Capitale, sul 212 il canale di Molise Mio e sul sito www.telemolise.com. Da parte mia e del collega Sergio Di Vincenzo un grande augurio di pace, di serenità, di un sereno Natale 2018. Grazie di averci fatto compagnia e vi aspettiamo ad una prossima puntata di Viaggi in Molise.